Novità in casa Tao 2. Dopo avervi anticipato che il delitto di Yara Gambirasio diventerà fiction, oggi vi sveliamo anche il nuovo progetto cinematografico e televisivo che racconterà la vita di Papa Francesco. Un uomo umile, che ha rinunciato al lusso, che è stato amato dai fedeli fin dal primo momento. Un Papa che ha segnato una svolta, che ha fatto avvicinare i giovani al mondo spirituale. Un Papa che passa tra la gente, che si fa scattare un selfie e che lancia messaggi forti, senza risparmiarsi mai, da Piazza San Pietro. Alla luce dell'eccellente riscontro mediatico di Papa Francesco, Tao 2 ha pensato bene di produrre un film e una miniserie TV proprio su di lui. Un gioiellino che rientra nell'intento della produzione di aprirsi ai mercati internazionali, consci della difficoltà della sfida. Per iniziare, dunque, Tao 2 ha scommesso su un progetto di respiro internazionale. Colme Francesco Te Pop prima al cinema e poi in TV. Papa Francesco verrà raccontato nel film Colme Francesco Te Pop che prima approderà al cinema e poi in TV. Diretto da Daniele Lucchetti, girato in Argentina e Italia in lingua spagnola, interpretato da Rodrigo de la Serna, si preannuncia uno degli eventi internazionali del 2015. L'uscita nelle sale è prevista per la primavera del 2015, mentre per la messa in onda televisiva bisognerà attendere ancora un po'. Nel dettaglio l'avventura umana e spirituale di Bergoglio diventerà fiction. Dalla vocazione agli anni della formazione nei Gesuiti, dalla durissima esperienza della dittatura fino alla missione pastorale tra i più poveri di Buenos Aires, prima di venire chiamato al soglio pontificio. Una vicenda appassionante quella del Papa che ha scelto di chiamarsi come il più umile tra i santi, Francesco, con lo scopo di riportare la Chiesa alla sua vera missione. Un film pensato per i mercati internazionali, una sfida ambiziosa per Tao 2 che, senza dubbio, troverà l'appoggio del pubblico italiano e non solo. Chi se ne frega.